Marilu Oliva, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie. Benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo ultimo romanzo, edizioni Harper & Collins. È questo romanzo, Le spose sepolte. Vogliamo soffermarci sull'immagine di copertina perché è veramente da raccontare, Marilu Oliva. Sì, ha ragione, è un'immagine secondo me molto potente, anche se io poi non c'entro nulla perché sono stati, insomma, è lavoro dei grafici, no? Diamo a ciascuno le sue competenze. Però è una copertina di cui, insomma, può essere utile parlare perché in qualche modo richiama l'ossimoro del titolo, no? Le spose sepolte. Parlo di ossimoro perché una sposa, no? Uno si immagina l'inizio di una nuova vita, nascite, bianco, fertilità, bellezza, ecco, la sepoltura chiaramente stride, no? Con l'immagine bella, candida di una sposa. Nella copertina credo che abbiano cercato di puntare proprio su questa discrasia, perché da un lato abbiamo una farfalla che sappiamo, no? Simbolo di metamorfosi, ma purtroppo anche di morte, no? Perché è l'evoluzione della larva, una farfalla che si posa su una sorta di bozzolo, che però ha una conformazione per cui richiama quasi un abito nuziale e poi tutto attorno regna il nero che è un'allusione alla tumulazione. Ed effettivamente sì, sono d'accordo con lei, è una copertina molto potente, ecco, che si nota. Immaginate una bimba e un corridoio che le si spalanca davanti, minaccioso come l'antro di un ciclope. Le pareva interminabile, a lei così minuscola, fosco, in fondo solo la luce offerta dallo spiraglio di una porta laterale rimasta socchiusa. La piccola strillò. Alle sue spalle si ergeva una figura in ombra, avvolta dalla testa ai piedi da un lungo mantello nero. I passi avanzavano artificiosamente pesanti. Tum, tum, tum. Chiunque fosse, voleva fingersi un mostro e metteva versi gutturali. La bimba riconobbe un timbro familiare. Riconobbe un timbro familiare e da qui comincia la discesa nella disperazione, nella paura, nella violenza, nel disprezzo. Inizia una discesa che qualcuno necessariamente deve fermare, perché Marilu Oliva, in questo libro troviamo una dedica a Sandra Sandri, Desirée Fusco, Emanuela Orlandi, Roberta Ragusa e a tutte quelle che non hanno più fatto ritorno. Ecco, a tutte le donne che non hanno più fatto ritorno è dedicato questo libro Le spose sepolte. Perché la necessità di entrare in questo labirinto, perché altro non è se non un labirinto, ma c'è una necessità di entrare perché qualcuno possa trovare una via d'uscita, anche attraverso un romanzo. Assolutamente, sì. Anche perché le donne scomparse, dove sono finite le donne scomparse? Cioè, non esiste il paese delle donne scomparse, no? Da qualche parte sono. E quindi questo romanzo nasce anche dall'intento, nasce innanzitutto dall'indignazione per alcune situazioni, no? Che si sono verificate e che ci riportano purtroppo agli occhi i casi di cronaca. Ma poi nasce anche quell'intento proprio di parlare di questo momento di assenza. C'è un utilizzo la parola serial killer anche se il mio commissario ha l'orticaria di fronte, gli viene l'orticaria di fronte a questo termine, però c'è un omicida che è molto arrabbiato, veramente molto arrabbiato per quelle donne scomparse, no? Che sono uscite di casa, i mariti sostengono che non abbiano più fatto ritorno e chissà dove sono andate, magari se ne sono andate con un altro. Allora, questo serial killer è molto arrabbiato, va dai sospetti uxoricidi, li fa confessare con una sorta di siero della verità, che tra l'altro esiste realmente in medicina, dopodiché fa confessare non solo l'uxoricidio, ma soprattutto dove sono le spoglie di queste donne. Dopodiché parte quella sua vendetta, quindi c'è proprio l'intento di restituire a chi rimane, no? Ai figli, ma non solo le ossa su cui piangere, ma soprattutto la memoria delle donne, no? Se noi pensiamo ad alcuni casi di cronaca, non so se ricordate, uno dei casi a cui mi sono ispirata, quello di Elena Ceste, quando il marito, Elena Ceste, poi ritrovata a poche centinaia di metri da casa, no? In un fosso, quando il marito denunciò la scomparsa,
sosteneva che lei se ne fosse andata via di casa senza vestiti, no? Quindi immaginate anche questa immagine di donna, di madre che se ne va in pieno inverno, no? Che esce di casa nuda. È già questa un'immagine che svilisce, poi soprattutto il fatto che si instillasse nei figli, no? Il sospetto del fatto che potesse essersene andata con un altro, quando in realtà lei giaceva morta lì vicino a casa. Ecco, tutto questo, infangare, trovo molto brutto anche il fatto che venga infangata la memoria, no? E che i figli abbiano per sempre questo dubbio, ma forse io non ero abbastanza, no? Perché lei rimanesse a casa con noi, perché anche una parvenza, un briciolo di dubbio ogni tanto si insinua. E quindi, insomma, il mio omicida è questo anche che vuole restituire, la memoria intatta di queste donne che proprio perché non ci sono, non si possono più difendere. Non si possono più difendere, noi ci troviamo in un posto che si chiama Monterocca, soprannominato la città delle donne. Siamo più o meno nell'Appennino emiliano-bolognese esattamente. Ecco, ma può essere qualsiasi altro posto a raccontare questa tragedia delle spose sepolte. Esatto, le indagini conducono a Monterocca perché di fatto gli investigatori non hanno molto tra le mani, no? Hanno questi mariti sempre assolti poi per mancanza di prove, perché gli indizi non erano sufficienti, e hanno i cadaveri di questi mariti, trovano attraverso l'autopsia, viene trovato nel loro sangue, vengono trovate delle tracce di pentotal, che poi è il farmaco utilizzato come siero della verità, ma non è il pentotal classico, è una variante che viene testata solo in un'azienda farmaceutica molto all'avanguardia che si trova in questo paese, nell'Appennino emiliano, un paese che mi han detto, alcuni mi hanno detto è un'utopia, altri mi hanno detto assomiglia un pochino a Twin Peaks, no? Per la sua doppiezza, perché è un paese, è un comune incastonato in uno scenario paesaggistico veramente meraviglioso. Abbiamo i calanchi, che è un elemento territoriale tipico dell'Appennino, abbiamo i boschi, e questo è un richiamo alle favole anche, e chiaramente nei boschi dovrà succedere qualcosa di notte, e abbiamo un lago dalle trasparenze cristalline. Poi è un comune dove tutto funziona, e tutto viene portato avanti all'insegna del rispetto dell'altro, un fortissimo senso di cittadinanza muove gli abitanti e soprattutto i politici. Si svolge tutto all'insegna dell'ecosostenibilità, chi lo vuole, non so, il proprio orto, c'è cioè un sistema di smaltimento dei rifiuti che funziona alla perfezione. E insomma, sembra davvero, molti mi hanno detto, ma io vorrei andare a vivere, esiste Monterocca perché voglio andare a vivere lì? No, non esiste, però la perfezione nemmeno esiste, no? E infatti è proprio a Monterocca che si annida il male. Il team investigativo che arriva qui ha solo questo indizio del pentotal 21 e quindi ci si aggrappa disperatamente, parte proprio dall'azienda farmaceutica, azienda che viene guidata da una donna che è lì per i suoi meriti. Anche questa è, come dire, è una situazione quasi inedita in Italia, no? E così come inedita è la situazione politica di Monterocca, perché è governato da una giunta quasi esclusivamente al femminile, una sindaca donna, una vice sindaca donna, però tutto questo non è che voleva dimostrare, io non volevo dimostrare che le donne sono più brave quando governano, no. Però volevo così lanciare una provocazione, no? Cosa potrebbe accadere se alle donne fosse davvero concesso il potere? Perché oggi non c'è potere, no? La necessità di inserire le quote rosa, o basta guardare anche quante donne sono state, quanti ministri abbiamo, quante donne sono state capo del governo, quante donne sono state presidente della Repubblica in Italia, quante? Zero, no? Basta solo controllare questi dati per capire che il potere è stato poco condiviso con le donne, no? Però in Allora, questo libro, Marilu Oliva, troviamo a proposito di donne, via Gaia Aulenti, via Anna Magnani, no? Via Isabella d'Este. Le vie sono molto femminili e anche questo è un riconoscimento a queste loro particolari doti di queste donne. certo, le vie sono in maggioranza femminili, anche questa è un'ulteriore provocazione. Pensi che in Italia
in ogni città solo il 5% delle strade sono intitolate a donne, un 5% che scende a Milano al 3%. Questa percentuale però riguarda tutti i nomi femminili, ma molti di esse, se si va a controllare che cosa hanno fatto nella vita, no? Si va a controllare qual è il merito di questa donna a cui è stata intitolata la via, si legge madre di e poi personaggio illustre maschile, no? Quindi il nome, le vie intitolate a donne che hanno fatto qualcosa si riduce ulteriormente la percentuale. Ecco, e questo riguarda un altro discorso della svalutazione delle donne, la poca visibilità. Cioè, se io vado in giro e leggo dappertutto solo nomi di uomini, mi convinco, ma anche in maniera surrettizia, no? Che solo gli uomini abbiano fatto grandi cose. Allora, insomma, mi piaceva questa provocazione, lanciare questa provocazione, e tra l'altro di nomi di donne illustri in ogni settore, anche in campo scientifico, ce ne sono tantissimi, ed è bello, secondo me, che vengano valorizzate e ricordate. Marilu Oliva, autrice del romanzo Le spose sepolte, Harper & Collins, visto che è in viaggio non la tratteniamo più di tanto, però a questa domanda non può non rispondere. Quale libro si è messa per accompagnarla nel suo viaggio? Che cosa sta leggendo? Allora, ho inserito in valigia diversi libri, però avevo molta nostalgia, ogni estate mi viene molta nostalgia della mitologia greca, quindi sto rispolverando davvero con tanta devozione Calasso, Le notte di Cadmo e Armonia, spero di aver detto bene l'accento, insomma, Armonia mi conferma anche lei, no? L'ho sempre letto così, questa straordinaria lettura, per me molto lenta, perché è una lettura anche molto complessa. Quella è una lettura a cui bisogna dedicare attenzione, bisogna approfondimento, bisogna rileggere, però ci sono alcuni passaggi che proprio scorrono via, sono di una poesia altissima, e io penso che noi scrittori abbiamo bisogno anche di rigenerarci, no? Non leggere soltanto novità, ma libri come questo, che secondo me va proprio annoverato tra i classici, tra i pilastri, i libri irrinunciabili della biblioteca di ciascuno, almeno della mia. Il libro, ricordiamo, quello di Roberto Calasso, è edito da Adelphi, che è anche l'editore, tra l'altro, una delle presenze culturali più luminose della nostra Italia. Grazie Marilu Oliva e buon viaggio allora. Grazie di cuore a voi. A presto. Arrivederci.